La seduta è ripresa. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pastorelli numero 5. Col parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Colleghi, prendiamo posto velocemente, che abbiamo poco meno di 50 voti da dover fare sugli ordini del giorno, salvo che il governo non decida di cambiare ulteriormente il parere. Latronico. Sorial. Ciraci. Al. E poi chiudiamo. Onorevole Sciullian, vada piano. Onorevole Piepoli. Rotta. Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo allo Zolezzi, numero 10, col parere contrario. Votazione? No. Onorevole Zolezzi, prego. Sì, era scritto in maniera davvero morbida, valutare l'opportunità. Io davvero, stiamo parlando dei famosi decreti sull'estensione delle deroghe ai grandi impianti che inquinano, visto che abbiamo parlato di tavoli per ridurre le polveri sottili, e 84.000 morti per polveri sottili, 48 miliardi di esternalità sanitarie, era già scritto in maniera forse, troppo democristiana, ma se non l'accettate neppure così. Grazie. Grazie, dichiaro aperta la votazione. Onorevole Colletti. Nel frattempo salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Furnari di Lello. Ci siamo?